Amore mio, insomma, che ti succede? Ti sto chiedendo chiarimenti sul protocollo per il nostro matrimonio e non mi rispondi. Che hai? Sorreghita! Eccola, lo sapevo che avevo il telefono di una lontana zia, di una vicina di Massima. Le voglio domandare della stilista perché ti deve fare un vestito spettacolare, piccola mia. Delfina, nel mio paese regnano il buon gusto e la sobrietà. Da moltissimo tempo. Lo so, tu non l'ascoltare. Lasciamo da parte questi piccoli dettagli. La cosa più importante è l'amore che sentiamo l'uno per l'altra. Io con te mi sposerei vestita anche così, come sono adesso. Signore, suo cugino. Salve a tutti. Salve. Oh, Segundo, caro, che piacere. Salve, Segundo, che benvenuto, che piacere. Sì, che belli. Come sta? Mamma, andiamo a chiamare sorreghita. E andiamo, perché Massimo non mi piace affatto, mi deprime. Dobbiamo farlo adesso. Sì, adesso. Salve, Segundo. Ciao, amore. Signore, ha bisogno di qualcosa? No, no, sta vicino alla porta, perché mio cugino se ne va da un momento all'altro. Molto bene, molto bene, molto bene. Era ora che tu venissi a mostrare la faccia. Non mi sembra vero che abbiamo lo stesso sangue. Di cosa mi stai parlando? Cosa ti sto parlando? Sì, non capisco. Tu saresti capace di fare qualsiasi cosa per la corona. Io mi sposo con Delfina per amore. Ah, ti sposi? Beh, felicitazioni, cuginetto. No, io per adesso non mi sposo, no. Come sarebbe che non ti sposi? No, non mi sposo. No, no, no. Adesso sto acquistando meriti per riuscire a fidanzarmi con Florenzia. So che le piacciono i fiori e sono venuto a farle una sorpresa, tu mi capisci? Signor Conte! Non ti sposi? Signor Conte, avere grande problema col Floricienta. Ecco, ti restituisco i soldi. Prendili. Nicholas. Sono tutti. Puoi dire a Thomas che gli sto preparando il latte? Ho un'idea migliore per te. Giochiamo al memo test. Ti lubrificherà il cervello. Ti aiuterà a ricordare cose importanti che devi ricordare. Ti chiedi, ricordo tutto. No, dai. Flor, il problema è che non ricordi una persona in particolare molto importante. La mi avete stancato con questa storia. Forse c'è qualcosa di strano qui dentro. Beh, per questo giochiamo. No, non è giochiamo. Lì dentro. Perché giocare ti può aiutare. Non molto bene. Giochiamo. Giochiamo a un gioco bellissimo. Giochiamo al conte nascosto. Tu conti e io lo trovo. Con te non gioco a niente. Vediamo se capisci. Oh, come sei arrabbiata. Non puoi accettare che la mia bambina ti abbia soffiato il conte e vuoi non potrai recuperarlo mai. Vuoi chiudere questa bocca, vecchia strega? Perché ti mischi? Stai zitta, non fare la stupida che non ti si addice e non ti intromettere nella mia relazione con Massimo. Quale Massimo? Di che relazione parli? Ma che mi importa? Fa quello che vuoi. Per caso hai trovato qualcuno che ti sopporta, che ti ama, che ti accetta? È una cosa incredibile. Il latte Ah, fermati, Flora, aspetta. Le sta bene. Per me questo è impossibile, Greta. Non riesco a capire. Non ce la faccio, non posso comprendere. È possibile, permesso. Amore, vita mia, cosa succede? Non so, non vuole dirmelo. Sicuro che non posso aiutarti? Sì, puoi farlo. Ah sì, e come? Andandotene da casa mia. Ah, caspita. Ah, bene, che carattere. Arrivederci, a presto. Ciao. Salve, ciao. Stavi bene. Chiudi bene la porta, per favore. Senti, io so che cos'hai tu. Stai male per lo svenimento di Florence. Sì, voglio parlare con lei. Fermo. Ho un'idea bellissima. Perché non chiami il dottor Greenberg? Bene, bene. Okay. Bene, lo chiamo. Sì. È che sono a disagio con te, con Marina, con i miei fratelli, con me stesso. Sono un disastro. Beh, calmati, Martin. È stata anche colpa mia. Senti, tu sei un bocconcino e io ti ho visto così entusiasta che ho detto beh. No, è che io voglio avere un'esperienza, ma tu sai com'è, tra maschi ne parliamo molto tutto il tempo. Lo so. Ma io con Marina sto con Marina e l'amo, capisci? E so che dopo questo non mi perdonerà. Tu non hai fatto niente di male, lo sai? Sì. Dai, non voglio vederti triste, per favore, sorridi, ti prego. Sì. Sì. Penso proprio che con il cugino Segundo ci riempiremo di soldi. Prendi la birra e di sì, là. Sì, sì. Maria. Ay, 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 haría todo porque estuvieras aquí. Oh, oh, lo siento, ay, ay, ay. Hoy me equivoqué, me precipité, pero por favor, oh, oh, lo siento. Cosa fai? Allora,
Mi perdoni. Ay, que la vida se va. Ay, 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 que la vida se va. No, meno male che me la sono svignata da quella comitiva con la strega apprendista Jennifer e con la strega anziana Malala. Che fortuna che hanno alcuni. Avanti! Permesso! Greenberg, che mi racconta come va la vita? Bene, bene, sono venuto a trovarti. Chi sta cercando? Potere fare niente, Florisienta. No, no, vada tranquilla, ci penso io. Vada, vada, vada. Ah, no, è successo qualcosa a Greta. No, lo dica perché mi crea uno scompenso. No, Tu come ti senti? Come stai? Bene, ma non capisco perché dice che viene a parlare con me. No, vuole fare no, il galletto? No, 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 no. C'è una differenza di età abbastanza notevole, per evidente. Favore, per favore, vengo a trovarti, voglio sapere come stai, perché... Beh, ho parlato con Massimo Basta con questo scherzo, Massimo di qua, Massimo di là, tutti ne parlano. Io non so neanche chi sia, è uno scherzo di pessimo gusto, veramente. E che lei partecipi, no, mi sembra che professionalmente insomma, sì, lasci abbastanza a desiderare. No, aspetta. Prenda nota di questo, perché è un favore che sì, le sto facendo. Sì, la prenderò. Noi la paghiamo mensilmente sì, già, e lui no, che no, fa lo mi so, prende in giro. Florenzia, santo cielo! Raccontami un pochino di ieri. Cos'è? L'ultima cosa che ricordi. L'ultima cosa? Sì. E l'ultima... Sono malata gravemente. Mi succede qualcosa? No. Sono sonnambula, stare... un'altra volta. No, tranquilla, tranquilla. Tu raccontami l'ultima cosa che ricordi di ieri, d'accordo? Di ieri? Sì. Vediamo. È venuta all'improvviso a chiamarmi Greta perché andassimo in salone. C'erano tutti. Chi sono questi tutti? Chi c'era in salone? Sì. Beh, Greta, io, Evaristo, la strega anziana Malala, la strega Delfina, Jennifer, Laura, Thomas e... Greta e io. E io e Greta. Certo. E non c'era nessun altro? Sì! Bonilla! E oltre a lui chi c'era? Greta e io. Gliel'ho già detto? Sì. Tu stai bene? Ma sì, non si vede dalla mia faccia. Sono molto felice, traboccante di vitalità. E sono cresciuti i capelli. Per favore, Massimo, non si agiti così. Questi casi sono reversibili, come certe giacche. Certo, certo, però si è dimenticata di me. Solo di me. Di lei e di una situazione. È un'amnesia quasi tematica, perché Flora è riuscita a far sparire dalla sua vita tutto quello che ha a che fare con lei. E anche lei, certo. E c'è qualche spiegazione per questo, perché è terribile. Terribile per chi? Perché Flora ha voluto crearsi una difesa psicologica per non soffrire più per lei? Mi distrugge, dottore, mi distrugge. Vado a parlare con lei. No, non glielo consiglio, no. Questo potrebbe essere traumatico e aggravare il caso. La lasci in pace. Se non ricorda, non soffre. È vero. Così lei pensa di sposarsi con Delfina, eh? Bene, devo andare a vedere un paziente dall'altra parte della città, quindi me ne devo andare per qualsiasi cosa. Se ne avesse bisogno, sa sì, dove sì, trovarmi. Sì, certo, grazie, dottore, grazie. Signore, che fortuna, ho trovato il suo cellulare. Grazie, Evaristo. Di niente. Conte, ti ho mentito. Io amo solo te. Solo te. Quantas promesse si. Che cosa ho fatto? Attento, Er Pablo! Mi scusi, Greta. Yeah. Marina mi ha dato i soldi guadagnati con i crauti. Yeah, i crauti, yeah, danke schön. Di niente. Greta, Flor, dov'è? Sta dormendo. Ma che strano, no? Non riconoscere, non ricordare proprio niente di lei, eh? E ora che pensare di fare? Che cosa penso di fare? Greenberg mi ha detto di non forzare nessuna situazione per fare in modo che mi riconosca, di non fare niente, di non dire niente su di me. Signor Conte, perché non, come io già dire, perché non ascoltare il suo cuore, per favore? Lei essere vero, duro come faccia dura e non ascoltare, eh? Sì, lo so, Greta, faccio tutto male, io sbaglio tutto. Che Greenberg mi perdoni, ma io voglio parlare con lei. Ciao, amore mio, sono tanto contenta che noi ci sposiamo. Non sei molto felice, vita mia? Pensa che staremo insieme tutta la vita, tutto il tempo insieme.
Che allegria! Non neanche un secondo separati, scusami, perché...